In questo museo, nato nel lontano 1974 e siete venuti a visitare, sono ospitati numerosi manufatti di epoche passate che ci raccontano molto della vita dei nostri antenati di queste zone. Oggetti che ci parlano della loro vita quotidiana, del loro lavoro, delle loro credenze religiose. Diverse epoche interessano questi oggetti, ma in questa sede ci piacerebbe raccontarvi soprattutto la vita che si svolgeva nelle case, domus, che durante l'età romana furono costruite proprio qui, in questi luoghi, a Clastidium. Abitazioni che di notte erano illuminate artificialmente da lucerne, proprio come questa. Le domus erano costituite da tante stanze in affaccio su una corte interna. Le stanze comunicavano tra loro e pochi arredi essenziali ne accompagnavano le pareti affrescate. La lucerna, con la candela, fu il mezzo più diffuso nell'antichità finalizzato all'illuminazione delle abitazioni. Queste erano realizzate in vari materiali, tra i quali il bronzo, ma le più diffuse furono certamente quelle in terracotta, meno costose. La loro forma era semplice. Un serbatoio per il combustibile, di solito olio, uno stoppino che assorbe quest'ultimo e lo fa bruciare, collocato nel becco, e un foro di areazione che favorisce la combustione. Una donna senza trucco è come un cibo senza sale, diceva il poeta Plauto. Ed ecco, sul tavolino posto vicino al letto assieme ad altri oggetti, uno specchio. In età romana, lo specchio era uno strumento molto utilizzato, soprattutto durante la toletta mattutina dalla matrona, che era la padrona di casa. Gli specchi nell'antichità erano costituiti da superfici metalliche piane o convesse molto lucidate e soltanto in seguito furono sostituiti dal vetro. Anche loro, considerati quasi oggetto di ornamento, erano talvolta dotati di manico decorato in metallo, avorio o osso. Ho visto una donna che pestava papaveri fatti macerare nell'acqua gelida e li spargeva sulle sue morbide guance, diceva Ovidio. Questo oggetto, dalla strana forma panciuta, è un balsamario. Faceva sempre parte dell'insieme di manufatti che dovevano servire durante la preparazione mattutina delle ricche signore romane. Serviva a contenere profumi ed essenze, molto utilizzati nell'antichità, e poteva essere in vetro o in terracotta, come questo esemplare clastidiense. Il termine balsamario è utilizzato dagli archeologi per designare genericamente piccoli vasi di svariate fogge e materiali, soprattutto paste vitree, destinati, presso i popoli antichi, a contenere sostanze aromatiche, oli, essenze. Il balsamario fu molto in voga in età romana. Pieni di tali meraviglie, ci disponiamo a entrare nel triclinio, Petronio. Qui vediamo quella che per noi sarebbe una sala da pranzo. I romani mangiavano distesi su letti chiamati triclini, posti intorno alla tavola centrale. I piatti erano molto simili ai nostri, in ceramica. La moda del tempo li voleva ricoperti da una vernice di colore rossastro, la cosiddetta classe della terra sigillata, che poteva anche essere, come variante, di colore nero, la vernice nera o molto lucida, l'invetriata.
Gran parte di questi piatti presentava una sorta di marchio di fabbrica con il nome dell'artigiano che li aveva prodotti. Il banchetto era un momento molto importante della vita sociale antica, imprescindibile soprattutto per i ceti medio-alti, perché utile per la socializzazione. Poter osservare gli oggetti presenti in museo oggi ci restituisce un'idea di come i nostri antenati, e in particolare gli antichi romani, vivessero e della raffinatezza che contraddistingueva la loro quotidianità. Tale gusto estetico era rappresentato anche dai medesimi oggetti che venivano usati per accompagnare il defunto nel suo ultimo viaggio come corredo funebre. Infatti, molti dei reperti che vi abbiamo mostrato e che potete visitare in questo museo sono stati rinvenuti all'interno di tombe come questa. La lucerna, ad esempio, che durante la vita illuminava gli ambienti, veniva posta nella tomba capovolta e dunque inutilizzabile. Una luce spenta, simbolo della fine dell'esistenza. Le tombe erano solitamente collocate nelle necropoli, i cimiteri dell'antichità, aree che, per consuetudine, si situavano nelle immediate vicinanze dei centri abitati, ma mai interne ad essi. La necropoli dell'area pleba di Casteggio, scavata nel 1987, è certamente la più importante tra quelle rinvenute nell'Oltrepò pavese negli ultimi decenni, sia per la ricchezza e la particolarità degli oggetti dei corredi, sia perché fornisce un interessante quadro di vita del territorio negli ultimi secoli dell'Impero Romano. Lo scavo, come spesso avviene, fu condotto in condizioni di emergenza e mise in luce 34 sepolture di varia tipologia strutturale a cremazione e inumazione, comprese tra il II e il IV secolo d.C. Attualmente i materiali rinvenuti sono conservati presso il Civico Museo Archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò Pavese.